Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi come vedete sono già truccata perché stamattina devo fare due commissioni, quindi sono uscita presto. La base è sempre la solita, il blush è il numero 3 della collezione limitata Gold Waves di Kiko, l'illuminante numero 1 sempre di quella collezione. E sulle labbra ho questa tinta nude bellissima di Sephora, delle cream lip stain di Sephora, è la numero 41. Oggi in questo video vorrei fare un trucco un pochino più intenso utilizzando la Soul Blooming di Nabla, perché vi ho fatto vedere un trucco un po' più neutro, un po' più semplice. Oggi vorrei utilizzare un po' i colori, questi diciamo, i colori anche un po' più freddi, fare qualcosa utilizzando questo quad, quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Non so ancora bene cosa fare, però vediamo. Allora, spero vediate bene, oggi non è un tempo bellissimo, però... Ok, vengo io un po' più avanti. Faccio un po' di zoom in modo che magari vediate bene il trucco. Ho anche il mascara, ne avevo messo comunque poco perché appunto stamattina super di corsa e quindi non ho neanche truccato gli occhi. Allora, partiamo intanto con... dove sei, pennello? Non sei tu? Dov'è? Eccolo. Con il pennello, questo qua piatto, numero 222 di Zoeva, prelevo Camomile, che è il color crema chiaro, da mettere appunto su, su tutto l'occhio. L'avevo già messo un po' stamattina per uniformare la palpebra, però lo vado un pochino a rimettere. Allora, vediamo un po' cosa fare, perché non lo so anch'io sinceramente ancora cosa realizzare. Comunque vediamo un po'. Poi sicuramente prendo un pennello da sfumatura e prendo il numero 221 di Zoeva, che mi pulisco leggermente usando il brush cleanser di Kiko, che devo dire che mi sta piacendo molto. Lo pulisco di corsa perché ieri non ho lavato i pennelli, però appunto lo si pulisce, si asciuga in un attimo, non rovina le setole dei pennelli. È fantastico, se sentite fare verso e russare è il mio cane. Quindi vado a prelevare appunto Middle Karma, questo, e inizio ad andare nella piega dell'occhio. Spero che vediate. Vado un po' nella piega, così inizio a creare la mia transizione, così anche vedete come potersi truccare anche avendo già il mascara. Quindi appunto io stamattina ero di fretta e non mi ero truccata, e adesso appunto che voglio truccarmi e che ho un po' più di tempo, non serve star lì a togliersi il mascara e a ritruccarsi. Tra l'altro questo rossetto appunto ce l'ho da stamattina alle 9, ora che sto registrando sono le 2:20 del pomeriggio, ci ho anche mangiato e non l'ho per niente ritoccato. Fantastico. Kea, non piangere amore, vorrei sapere anche perché stai piangendo, la vecchiotta. Fatemi sapere qui sotto se vi può piacere, se giro magari insieme a mia sorella, così mi dà una mano, il tag, il mio amico peloso, così vi parlo un po' dei miei 3 cani, che sono per me la cosa più importante che ci sia. Ditemi però se è un video che vi può interessare, ovviamente, se no non lo giro.
Poi vedo che pian pianino stiamo crescendo, vedo che state iniziando a interagire con me, a lasciarmi commenti, mi avete lasciato dei commenti bellissimi sotto alcuni video, anche sotto il video del room tour, che era un altro video che mi era stato richiesto da una ragazza. Mi fa veramente molto piacere, siete dolcissime, quindi vi mando un bacione gigante. Poi vedo che vengono visualizzati anche abbastanza i video, soprattutto quello della Makeup Collection ha quasi 1000 visualizzazioni. Però quello che mi fa un po' strano a me, perché io prima di essere youtuber, quindi prima di iniziare a girare video, guardavo i video su YouTube, e se vedo uno o due video che di quella persona mi piacciono, mi viene spontaneo iscrivermi a quel canale per non perdere altri video. Io vedo magari i miei video che hanno 70, 100 visualizzazioni, quello della Makeup Collection 1000, poi mi chiedo, ma come mai queste persone non si iscrivono? Magari non piacciono le tipologie di video che faccio? Fatemi sapere un pochino se i video che sto facendo vi interessano, vi piacciono, se avete voi dei video che vorreste vedere sul mio canale, scrivetemelo, che io veramente lo faccio super volentieri. Tante volte magari uno ha delle idee, poi ha paura che possano non piacere. Quindi se avete voi delle idee, scrivetemelo, che io sapete che ve lo chiedo sempre di commentare, di scrivermi se ci sono delle tipologie, delle cose che volete vedere, perché mi fa piacere appunto che i miei video possano piacervi a voi. Tra l'altro non so come mai mi sbianca così questa luce, sembra che io non abbia, alle volte sembra che ci abbia un quintale di blush, e oggi mi sbianca tantissimo. Va bene, allora fatto questo, quindi messo appunto, fatto la mia transizione, adesso voglio, vediamo un po', vado a prelevare Anemone, che è questo blu viola della palette, diciamo il colore scuro però freddo, lo vado a prendere con un pennello piatto. E utilizzo, scusate, il 234 di Zoeva, vado a prenderlo. Tra l'altro questo colore non l'ho ancora utilizzato, quindi non so come pigmentazione. Vado a metterlo alla fine dell'occhio, vediamo un po', sto improvvisando, quindi vediamo se viene una cavolata o se viene una cosa carina. Vado a metterlo alla fine dell'occhio, poi vado di nuovo a risfumare. Adesso me lo sto posizionando, poi sto pensando se, sì, direi che questo me lo metto qui alla fine, diciamo nella seconda metà della palpebra mobile. Inizio a sfumarlo, ok, così poi si amalgama anche col colore che c'è nella piega. Poi nella parte, diciamo, dell'altra metà dell'occhio voglio, vediamo un po', allora, un attimino, che pian piano io rifletto su cosa utilizzare. Mi faceva piacere fare questo video proprio perché appunto la vedete, diciamo, in azione anche con trucchi un po' diversi, anche un po' più freddi. Vado a prendermi Flowery, quindi questo colore qua, vado a prendere questo, con questo pennello qua che è sempre un 234, ma ce l'ho doppio, quindi questo è un altro, lo vado a prendere, sbatto un pochino l'eccesso, me lo vado a mettere all'inizio, non vado proprio fino all'angolo interno perché poi lì voglio mettere un colore proprio un po' più chiaro che faccia un po' da punto luce, quindi faccio così, lo posiziono. Poi, sopra, però con il dito, voglio applicare Garden Gate, che è questo colore duochrome
bellissimo. Vediamo un po' cosa esce fuori, eh. E lo voglio appunto prelevare con le dita. È molto molto carino. Però voglio vedere se bagnando il pennello. Vediamo un po'. Se bagnando un pennello, vediamo un po' come rende. Sì, molto bello anche da asciutto, comunque. Io continuo a prendermelo così. È un bellissimo duochrome, ha dei riflessi stupendi, Garden Gate. E lo applico sopra a Flowery, sopra al colore chiaro. Poi vado a riprendermi un pochino Anemone. Lo rintensifico un po'. Poi sfumo un attimino, prendo ancora una punta di Middle Karma e me lo vado un po' a rimettere nella piega. Così faccio amalgamare bene anche i due colori. Spero che vediate. Non è niente male, eh. Non è veramente niente, niente male. Garden Gate è veramente, veramente stupendo. Anche Anemone è bellissimo. Molto, molto, molto bello. Ok. Poi all'inizio dell'occhio invece voglio, sono un po' indecisa, ma applicherò Philosophy, questo qua, proprio all'inizio dell'occhio. Anche questo è un colore bellissimo, stupendo. Non voglio truccare l'occhio sotto oggi, eh. Voglio solo appunto fare sopra. Poi bello, mi piace. Devo dire che mi piace. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi Middle Karma l'abbiamo già applicato prima, quindi vado a prendere Anemone, lo applico nella seconda parte della palpebra mobile. Spero che vi piaccia, ora poi dopo faccio anche uno zoom, però voglio applicare anche due eyeliner sempre della Sol Blooming che non avete ancora visto, quindi gli unici due che ancora nei video non ho utilizzato. Poi prendo di nuovo Flowery, Crea ti prego basta, per favore. Vorrei capire perché piange. Basta, rugna. Quindi Flowery e poi Garden Gate. Oggi qui a Genova è un tempo orribile. Oggi è brutto. Brutto, brutto. Basta. Garden Gate è stupendo. Poi vado un attimino a intensificare di nuovo Anemone, che lo voglio un po' intenso.
È comunque un trucco facile, anche se stiamo appunto utilizzando un colore scuro, perché comunque Anemone è un colore scuro. Vado a riprendere un pizzico di Milder Karma, come abbiamo fatto precedentemente nell'altro occhio. Però è veramente bellissimo. È semplice da lavorare, a differenza magari di Delirium, il viola più scuro della Dreamy, che era leggermente più complicato da appunto da lavorare. Questo è molto molto semplice. Lo riintensifico un pochino. Devo dire che mi piace. Questi colori qua, diciamo, spero che mi vediate. Questi colori freddi li sto usando per la prima volta con voi, perché non li avevo ancora utilizzati, che sono ancora un po' in fissa con i trucchi caldi, però devo dire che i trucchi freddi mi piacciono comunque molto. Adesso con il pennello 230, non so se prima ve l'ho detto, sempre di Zoeva, vado a prelevare appunto Philosophy e vado all'inizio dell'occhio anche qua. Questo dà un punto luce stupendo, è veramente stupendo. Bellissimo, mi piace tanto, mi piace veramente tanto. Ultimamente, soprattutto il viola scuro blu o l'azzurro, non li sto utilizzando tanto, però mi piacciono. Forse magari non ci azzecca tanto con il nude, che è tendenzialmente un nude un po' caldo, però va bene. Allora, come ombretti, direi che ci siamo, direi che ci potremmo essere. Quindi non andrei a... Anzi, voglio però... Basta che amore, pure qua vieni a piangere. Voglio applicare un goccio di Philosophy proprio qua, sotto l'arcata, poco, giusto da creare quel punto luce anche qui che mi riprende un po' il make-up. Ok, come ombrettini siamo a posto e oggi voglio andare a utilizzare questi due eyeliner, che sono Royal Blood e Current Eden, questi due, che questo devo dire che assomiglia moltissimo a Garden Gate. Mi rimetti a fuoco? Ok, allora io farei, vi dirò, all'inizio dell'occhio andrei a mettere Current Eden. Vediamo un po', gli stessi riflessi di Garden Gate. Ok, arriverei fino alla metà, fino proprio dove si incontrano i due ombretti. Vado già anche dall'altra parte a farlo. Che ha sempre una rugna oggi, amore. Mi vedete? Perché ho lo specchio qua sotto. Quindi spero che vediate. Poi, nell'altra metà finisco con Royal Blood, che è invece lo stesso colore, direi, di Anemone. Quindi vado. T'è presa di pianto oggi. Adesso faccio questo video con voi e poi, già che ci sono, visto che ho un pochino di tempo, vi registro il video già per venerdì. Devo dire che questo trucco mi piace tanto. Adesso poi vi faccio lo zoom, eh.
Devo dire che è un po' che non utilizzavo questo tipo di colori e sbagliavo, perché invece sono sempre molto belli. L'eyeliner, i dazzle liner di Nabla sono sempre una grande certezza. Sono stupendi, c'è poco da dire. Sono luminosi e rimangono luminosi tutto il giorno. Bello. Bello, veramente bello. Mi piace tantissimo. Spero che piaccia anche a voi. Adesso vi faccio lo zoom. Vi passo un attimo Current Eden e vado un po' anche all'incontro dei due eyeliner. Lo uso un po' per sfumare. Mi sta chiamando mia madre. Mamma, sto registrando. Sì. Ok, sì, ciao, ciao. Scusate. Il trucco direi che è pronto, è stupendo. Vi faccio lo zoom. Si mi mette a fuoco. Guardate che bello. Mi piace. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che il trucco vi sia piaciuto. Ci tenevo a farvi vedere anche questa e a vederla anche io perché non avevo ancora fatto un trucco sui toni freddi, non avevo ancora utilizzato questi due eyeliner. Devo dire che mi piace tantissimo e l'Astro Blooming la adoro, quindi con questi colori l'ho utilizzata veramente tutta e posso dirvi che è una palette ottima. Se vi piace questo range di colori, ve la straconsiglio. Tra l'altro, è tornata di nuovo disponibile sul sito perché era andata sold out. E è veramente molto, molto bella, ragazzi. Ha dei colori stupendi. Middle Karma, tra l'altro, che è un marrone non freddo. Vedete come si sposa bene. I colori caldi e i colori freddi, se messi bene, si sposano da Dio insieme. Quindi spero che questo trucco vi sia piaciuto. Ora risulta un po' più caldo il rossetto dalla telecamera perché alla fine ci sta bene, perché non è super 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 caldo, non so come mai risulti così. Spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto mettete un pollicino in su, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino qua sotto se vi è piaciuto il trucco. Mettete un pollicino in su, se non volete perdere altri video attivate la campanella di notifiche. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione gigante e niente, buona giornata. Ciao!